questo è un modello che ho fatto a tempo perso nell'ufficio di Michelotti. L'ho fatto in omaggio a Michelotti, ripetendo una sua vettura celebre, che era la Spitfire della Triumph. Questo è un modello di legno ricavato dal pieno, era verniciato, era finito e sembrava una realtà. Questa mia attitudine a fare modelli è poi continuata in seguito, continuando a fare modelli di tutto ciò che io penso, perché è una cosa che a me piace. Quando io penso in tre dimensioni, significa graficamente che io mi creo anche con la matita un campo, cioè un margine in cui io ci devo far stare ciò che penso. Tradotto in tre dimensioni è la stessa cosa, c'è un cubo di legno o di materiale e in quel cubo ci deve stare ciò che penso. Era praticamente il cortile della casa di campagna di mia nonna. Era una borgata in cui, come viveva la gente allora, cioè non c'era l'acqua, non c'era assolutamente niente. Quindi un giorno vidi questo signore, un signore con i baffi, cappello e una gerla di vimini sulla schiena, con dei rami, dei pezzi di legno. E mia nonna, si vede che era informata, gli ha chiesto di fargli delle sedie, perché non aveva più sedie. Questo signore si è messo nel cortile di pietra, seduto su uno sgabello, e ha iniziato a pulire questi rami, a dargli una dimensione, a fargli dei fori, insomma, in pochissimo tempo ha costruito una sedia, poi un'altra, ha fatto quattro sedie. Dopodiché ha preso questa paglia arrotolata e le ha impagliate. Il piccolo Paolo era lì che guardava e ha cominciato a mettere ordine alle sue fantasie, quindi a creare manici di fionda oppure a intarsiare dei bastoni da passeggio e tutte queste cose. Michelotti eravamo in tre persone in ufficio e cinque persone in officina e chiaramente c'era sempre bisogno di qualcosa, dalle viti, dai pezzi di motorini, di dettagli, e per cui serviva una persona che si occupasse anche di questo. E io mi divertivo a fare queste cose, quindi conoscevo tutti i rottamai, conoscevo tutti i negozi, conoscevo tutti i cortili e sapevo dove andare a mettere le mani. Michelotti mi aveva comprato un tornio, cosa che mi comprò anche Bertone e anche Pininfarina. Io avevo il tennigrafo e il tornio, perché per me era quasi naturale dal disegno passare all'esecuzione. Da Michelotti ho imparato a mettere ordine alle mie idee, cioè a dare un indirizzo e quindi non fare le cose in maniera disordinata. Quindi Michelotti mi ha insegnato la procedura della costruzione delle automobili e di conseguenza di tutti i suoi dettagli. Questo è stato importantissimo, questo è stato veramente il maestro. Da Bertone ho lasciato il segno quasi casualmente, perché a parte piccoli lavori tipo facelifting della Simca 1000 e altri particolari, altri dettagli, un giorno mi chiese di mettere le mani sul suo marchio, vedere se avevo qualche idea. Io gliel'ho disegnato, gliel'ho costruito, è stato contento, neanche grazie, ma e poi l'ho utilizzato. La Pininfarina chiaramente era, è stata, almeno in quel periodo, credo il più bel posto del mondo. È un paradosso che non ce ne rendevamo neanche conto. E la cosa stupefacente era la disponibilità. Quindi io ho trovato alla Pininfarina che bastava alzare il telefono e si aveva a disposizione qualunque cosa. Questo ha chiaramente facilitato o stimolato la fantasia, e in quei pochi anni del 67, 68, 69 facevamo un prototipo al mese con tutti i problemi derivati, perché l'officina e l'ufficio lavoravano in sinergia, in simbiosi. Era bellissimo, per cui non c'era invidia, ognuno faceva la sua parte,
È un'azienda stupenda, bellissima. Martinengo è stato un secondo padre anche lui. Mi dava praticamente carta bianca in tutto. I suoi input era sempre faccia cosa vuole. Per cui andavamo d'accordo per questo. Io facevo cosa volevo e lui approvava. E mi sono divertito. C'era molta collaborazione fra lo scoccaio, fra il battilastra e il designer, quindi c'era un continuo interscambio di impressioni o comunque di comunicazione, questo era molto positivo, non c'era bisogno del disegno, in certi casi era solo un impegno che poi il soggetto non veniva mai come il disegno, in realtà si trasformava mentre si faceva. Ma la cosa veramente stupefacente era proprio la sinergia, cosa che purtroppo è andata persa, oggi non c'è più questo sistema di lavoro. Arrivava normalmente una vettura, cioè da cui si estraeva ciò che serviva, quindi telaio, strumenti, parti dei sedili, tutte le parti mobili, e si disegnava sopra, cioè si faceva una serie di figurini su queste misure. Questo era proprio il lavoro tipico del carrozziere. Cioè, non erano vetture di serie, ma erano tutti prototipi, comunque. E la Rolls l'abbiamo segata tutta e poi abbiamo seguito tutte le loro richieste, che erano infinite, specialmente sulla parte cruscotto e comandi, con delle funzioni quasi incomprensibili come termini tecnici. E la clientela Rolls-Royce era legata allo stilemma classico, cioè la Rolls era una vettura un po' barocca se vogliamo, ma comunque era lo stile inglese, e questa Camargue non ha avuto un grande successo per due motivi. Uno, perché era una linea molto diversa dall'archetipo Rolls, e due, perché era la vettura più cara del mondo, cioè era carissima a quei tempi. Poi dopo un po' di tempo è stata in parte rivalutata. E oggi, stranamente, che sono passati praticamente due generazioni, è una vettura che non sfigura in mezzo al parco macchine odierno. La Dino Berlinetta 206 per me è stata la prima vettura, come il primo amore, cioè è il primo oggetto che ho visto nascere dopo una vicissitudine, perché è nata nella mia casa, col tennigrafo vicino al letto, praticamente quasi di nascosto, fatto il modello di nascosto, e vedendola nascere fino alla fine per me è stata un'emozione continua. Questa armonia sinuosa, molto sexy, molto particolare, senza essere eclatante, cioè non grida. Loro subito l'hanno ritenuta un po' povera, fra virgolette. Quindi l'ingegner Carli pensò bene di aggiungere gli alettoni anteriore e posteriore per dare un po' di interesse in caso del salone di Ginevra, credo. Che poi sono rimasti, cioè servivano niente, ma sono rimasti. Comunque era un'operazione commerciale, insomma. Il discorso della berlina aerodinamica non è mai stato menzionato come berlina aerodinamica. L'input di Martinengo era di fare una vettura scenica per il salone e basta, per cui il fatto che sia aerodinamico o meno non era molto importante. Quindi io ho fatto diversi disegni, di cui ne è stato scelto uno, ed è stato fatto un modello in scala 1:1 di legno, che era bellissimo. E poi stranamente questa vettura ha cominciato ad avere delle strane modifiche. Un po' per volta è cambiata un po' la fisionomia, è diventata berlina aerodinamica. In questo caso non c'è stata competizione, perché se ci fosse stata competizione avrei l'animo più tranquillo. Ma dato che la vettura era stata fatta e decisa, e poi dopo è stata trasformata, e che cosa si deduce? Che l'intervento di qualche Bernardo Paguro, come chiamano così, ci sia stato, dico, è questo che mi dà un po' fastidio. Mentre fra di noi
con Brovarone, con Giardino, con Sapino, eccetera, c'era la competizione, però nessuno ha mai interferito, tanto più che si vede la mano di tutti, la mano di Sapino si vedeva, di Brovarone si vedeva, o la mia o altri si vedeva. In questo caso non si vede, cioè, in questo caso si dice, ma non si vede. L'ingegner Cani era molto in officina, a lui piaceva molto interessarsi, ma lo faceva in un modo quasi quasi disinteressato, lo faceva più per piacere di farlo, anche per il dialogo, era estremamente simpatico. Alle volte si arrivava quasi al litigio, ma un litigio bonario, no? Provocato, ma comunque senza fini particolari. I primi schizzi della Modulo erano chiaramente fuori dagli schemi e Martin Engo cercava di capirli, anche se non li capiva. Era anche lui abbastanza freddo. Sono venute le ferie, io ho deciso di non andare in ferie e farmi acquistare 8 metri cubi di polistirolo, che nessuno sapeva come incollarlo, perché non esisteva la colla per il polistirolo. Sono riuscito a incollarlo con la colla di pesce e il foglio di giornale, per cui ci siamo inventati anche quello. E lì mi sono messo, l'ho disegnata sull'1-1, cioè non ho neanche fatto il disegno, l'ho disegnata sul blocco, quindi sul blocco in scala 1-1, e ho cominciato a togliere, ho tolto metri cubi di polistirolo fino a quando è venuto fuori questo modellone. La delusione è stata quando Pininfarina e Giancarlo l'hanno vista, erano sconvolti, tanto più che Pininfarina mi ha chiamato e mi ha detto: ma lei è un visionario, come ha fatto a fare una cosa di questo genere? Dopodiché è stata praticamente relegata in un angolo della sala fotografica per un po' di mesi. Ed è stata fatta la versione di Sapino, che era il 512, quella gialla di Sapino, che era più normale, fra virgolette, una bellissima macchina, ma più normale. Fino a quando, non so chi, non so come, è stato deciso di realizzarla. E lì siamo partiti. L'interno c'è stata l'idea di raggruppare i comandi in un'unica soluzione, che sono una sfera che chiaramente era orientabile, cioè lo scopo che fosse una sfera era perché si poteva orientare a piacimento verso il pilota, e l'altra sfera serviva da reattore. Nel resto era molto semplice, era modulare, anche i sedili erano modulari, erano destro e sinistro uguali, con gli appoggi uguali, quindi era rispecchiata la modularità, proprio come dice il nome. È un'emozione che dura ancora adesso, perché quella vettura lì io l'ho rivista ad Atlanta un anno fa, dopo diversi anni, e cercavo il difetto in qualche modo e non l'ho trovato. La 130 coupé è stata disegnata partendo dal telaio della berlina, quindi un motore molto alto, ancora con il radiatore a circolazione a termosifone. Era un'impresa, perché eravamo abbastanza fuori dimensionalmente come tipologia di vettura di quell'epoca. Non esistevano, specialmente per la Fiat, dei coupé del genere, se non quella di Segre, della Ghia. Quindi non aveva dei riferimenti. Forse era anche un po' lo stile di allora, perché, come dice anche Brovarone, ci sono i periodi del tutto tondo, poi i periodi del tutto quadro, poi torna il periodo del tutto tondo, poi, cioè come le gonne, un po' corte, un po' lunghe, un po' corte sopra, un po' sotto, insomma. Credo che alla base di ogni progetto che un designer affronta, un creativo più che designer, perché creativo lo dice la parola, bisogna essere creativi, bisogna, come fece quell'anziano, bisogna disegnare o creare la funzione e basta. Cioè, la funzione è un'utilità che serve, ma quindi la funzione, non la cosa che non serve a nulla, perché in effetti il giorno dopo continua a servire a nulla, ma quindi disegnare la funzione, e questa è la base di tutto.